torna a Teramo dal 2 al 4 dicembre dopo un anno di stop a causa del Covid Follemente Festival, la manifestazione che si svolgerà presso l'ipogeo che ha come obiettivo quello di liberare la follia recuperandone l'aspetto di espressività e creatività artistica. All'evento parteciperà anche il docufilm Gli Occhi di Liborio, ideato dal direttore di Rete 8 Carmine Perantuono, con la regia del filmmaker Antonio D'Ottavio, basato sul libro Vita, Morte e Miracoli di Bonfiglio Liborio, dello scrittore abruzzese Remo Rapino, film documentario premiato con il Pegaso d'Oro nella 48esima edizione dei premi internazionali Flaiano. Dopo un anno appunto di sosta torna il Follemente Festival qui su Teramo. Ringraziamo appunto tutti i partner che nel tempo si sono sempre succeduti e ci hanno collaborato con noi, dall'ASL di Teramo al Comune di Teramo, alla Regione Abruzzo piuttosto che la provincia di Teramo. E quest'anno appunto torna da giovedì 2 fino a sabato 4 con un tema centrale sulla follia legata agli autori abruzzesi. Quindi l'abruzzesità nella follia, partiamo con, ci sarà John Fante, ci sarà il direttore del Vittoriale, quindi rappresentanza anche del nostro Gabriele D'Annunzio. E alla fine si concluderà con un momento, diciamo, dove il musicista, pianista Antonio Sorgentone si esibirà all'ipogeo. Ci sarà un momento, tra virgolette, scientifico curato dall'ASL di Teramo. In effetti ringrazio il direttore Nicola Serroni che come ogni anno collabora con il Festival della Follia. No, parlare di follia è strano perché io per esempio c'è un concetto diverso, che la follia non esiste, che tutti quanti abbiamo un po' di follia, quindi la normalità non esiste, anzi. Di che cosa parliamo a Teramo? Per quanto riguarda gli eventi che saranno inseriti all'interno di Follemente, sono due principalmente. Uno è molto particolarmente importante per noi perché riguarda soprattutto la neuropsichiatria infantile. I disturbi neuropsichiatrici in età evolutiva sicuramente rappresentano una delle cose più importanti che in questo momento sono sull'onda. Il secondo evento è quello dell'alimentazione consapevole. Noi mangiamo, qualche volta ci abbuffiamo, eccetera, eccetera. Forse mangiare in maniera consapevole potrebbe essere utile non solo per il nostro corpo ma anche per la nostra mente.